Presidente, questa bella iniziativa, questo evento che vede premiate le persone che stanno in prima linea quando si tratta di soccorso ma anche di aiuto alle persone in difficoltà. Sì, è una giornata all'insegna dell'umanità e del riconoscimento a chi ha curato una di quelle operazioni che ha messo in luce una situazione di disagio umanitario abbastanza notevole. Qualche tempo fa, ad opera della Guardia di Finanza, ma soprattutto della Procura della Repubblica di Crotone, è stata scoperta una struttura assistenziale che maltrattava i degenti. E noi che abbiamo collaborato con loro abbiamo, come dire, assaporato, ecco, un senso di disgusto, ecco, in quella giornata. Ed è per questo che poi abbiamo chiesto al Presidente nazionale, alla Croce Rossa Centrale di Roma, di voler riconoscere delle benemerenze a chi aveva curato questa operazione. Chi sono a chi vengono consegnate queste onorificenze? Vengono consegnati al procuratore della Repubblica di Crotone presso il Tribunale, che è il dottor Capoccia, al sostituto, al dottore Bono, e al giudice per le indagini preliminari, che è il dottor Ciociola. E in più ai finanzieri che hanno curato le operazioni, quindi al colonnello Gatto, al tenente Putorti, al finanziere scelto Massimo Musardo. Dottor Bono, parliamo di questa consegna, di questa onorificenza, ecco, in un momento particolare in cui c'è grande attenzione su tanti casi, questo riconoscimento vuol dire che si sta lavorando bene? Sicuramente abbiamo profuso tutte le energie possibili su questa indagine. Peraltro, ed è un elemento di novità che spesso non viene attenzionato abbastanza, abbiamo coinvolto, abbiamo notificato l'avviso di garanzia anche ai dirigenti regionali, perché era molto importante per la Procura della Repubblica individuare le responsabilità di tutti, sia dei soggetti che avevano la direzione della struttura, sia degli operatori che avevano commesso quegli atti di violenza inenarrabili, e sia soprattutto verso i soggetti che avevano l'obbligo e l'onere di controllare e che non hanno controllato, e che con loro mancato controllo hanno comportato che questa situazione si aggravasse fino al punto in cui siamo arrivati noi a dover intervenire. C'è un impegno a 360 gradi per quanto riguarda questo caso della Casa degli Orrori, ma sono tante le situazioni su cui state lavorando. Sì, sicuramente, soprattutto da quando è arrivato il dottore Capoccia, stiamo cercando di aggredire i fenomeni criminali in maniera più completa e più incisiva, e quindi sono tanti i campi in cui stiamo cercando di fare chiarezza e di perseguire, insomma, i reati. Soddisfatto di questa onorificenza? Mi gratifica parecchio, devo dire che però è un'onorificenza che va sicuramente condivisa con l'autorità giudiziaria e quindi con il GIP, che ha avuto la sensibilità e ha avuto anche la rapidità e l'accortezza di emettere il provvedimento di sequestro e i provvedimenti cautelari. Va condiviso anche sicuramente con il Procuratore della Repubblica, che ha diretto le indagini. Va condiviso anche con gli operatori delle forze dell'ordine, in particolare la Guardia di Finanza, la compagnia Guardia di Finanza di Crotone, e va condiviso da ultimo anche con la Croce Rossa stessa. E guardate, questo ci tengo a sottolinearlo, la Croce Rossa ha avuto un ruolo importantissimo, perché nell'intervento, in una situazione così delicata, con persone offese così deboli, la Croce Rossa ha avuto un approccio assolutamente umano, quasi materno,
e quindi io mi sento di ringraziare la Croce Rossa per questa onorificenza, ma gran parte, ecco, del risultato dal punto di vista del conforto verso le persone offese va sicuramente condiviso con loro. Noi abbiamo cercato di perseguire i responsabili, abbiamo cercato di fermare la loro condotta illecita, però il conforto sicuramente è derivato anche dall'approccio che ha avuto la Croce Rossa. Una giornata importante, la consegna delle onorificenze dopo il caso che un po' sconvolto tutta l'Italia, non solo Crotone, ci riferiamo alla Casa degli Orrori. Sì, io sono molto orgoglioso di questo riconoscimento che Croce Rossa Italiana mi ha voluto dare, l'ha voluto dare ai miei collaboratori che hanno fatto la maggior parte del lavoro, perché indica quello che è il segno del mio lavoro qui a Crotone. Io voglio lavorare per questo territorio, non contro qualcuno ma a favore di questa comunità, e questo segno per me, ripeto, è un riconoscimento che porterò con grande orgoglio. Sì, questo è importante perché chiaramente sono tanti i fatti su cui bisogna intervenire. La Procura, dobbiamo dire, anche con uno stile molto silente, senza la ricerca della notizia e della notorietà, sta facendo un buon lavoro. Questo è il modo in cui io intendo il lavoro di procuratore. Io devo far lavorare gli altri e che gli altri ottengano risultati. Il successo delle altre persone, i miei collaboratori, i miei magistrati, le forze dell'ordine sono anche i miei successi, non c'è bisogno di apparire sempre. Questo caso continua ad essere attenzionato, ancora non c'è una risposta definitiva, mi riferisco alla Casa degli Orrori. Il dottor Bono, che è titolare della inchiesta, sta completando le indagini proprio in queste settimane. Siamo andati molto più a fondo per capire quali erano le ragioni per cui questa situazione si è creata. Non sono soltanto i primi soggetti coinvolti che sono i responsabili, anche altri siamo riusciti a individuarli. Per quanto riguarda la Casa degli Orrori, dobbiamo dire che oggi c'è la consegna delle onorificenze da parte della Croce Rossa, per dire grazie a chi si è impegnato per trovare il modo di pubblicare, di rendere pubblico questa storia così terribile. Ma sì, ringrazio la Croce Rossa per questa onorificenza, la ringrazio soprattutto per quello che è stato l'apporto, l'aiuto datoci nella fase esecutiva, perché c'era una situazione, al di là delle responsabilità che saranno accertate nel corso del procedimento, la cosa innegabile era una situazione disumana in cui versavano i vari pazienti, e la Croce Rossa si è impegnata insieme anche al dottor Arena, quindi l'ASP locale, a trovare una soluzione per trasferirli, e quindi sono qui a ringraziare io loro, non tanto a prendere un'onorificenza. Però è importante che è stato scoperto questa situazione, pensando alle persone anziane che erano ricoverate all'interno, ai maltrattamenti subiti, quindi chiaramente anche il coraggio di portare alla luce tutto questo. Ma sì, è importante che venisse fuori questo, quanto è stato accertato. Ripeto, sarà un procedimento penale a dimostrare o meno responsabilità di sorta. Si spera che sia anche come stimolo per la gestione più corretta e più umana di strutture simili in tutto il territorio nazionale. Ecco, lei come GIP si ritrova poi a dover analizzare un po' tutta quella che è l'attività che viene messa in campo, è un compito, diciamo, impegnativo, difficile? Beh, impegnativo perché stiamo ragionando su tanti fronti, pubblica amministrazione, sotto vari aspetti, non si tratta dei soliti reati di spaccio, la Procura si sta impegnando e di riflesso anche nel nostro ufficio, speriamo di poter fare un buon lavoro e che vengano fuori esiti importanti per la città, per dare un segnale anche ai cittadini e alle altre istituzioni. Non si parla solo di 'ndrangheta e di 'ndrine, ma si parla anche di un'illegalità diffusa nel mondo della società civile. Che molto spesso si coniugano pure, colletti bianchi, anche il dottor Gratteri ne parlava, poi vedremo nei prossimi tempi che cosa verrà fuori. Il tenente Puturti premiato con questa onorificenza della Croce Rossa Italiana, beh, c'è soddisfazione? Sì, c'è soprattutto soddisfazione a monte per aver, diciamo, fatto del bene, ecco. Poi se ci sono anche queste occasioni per poter, per così dire, insomma, ringraziare sia me, ma comunque il riconoscimento va a tutte le istituzioni, sia Croce Rossa soprattutto, che è intervenuta nell'ambito ad aiutarci, nell'ambito delle esecuzioni, delle ordinanze di custodia cautelare, soprattutto l'accesso alla casa famiglia, che è stato tragico, non ci sono altri termini. E sia noi, anche, ripeto, anche la Guardia di Finanza per
per quel poco che facciamo, per poco che è tanto per via delle mancanze di fondi, ma questa è una cosa comune a tutte le amministrazioni, questo è ancora meglio, insomma, che ci siano anche queste occasioni di incontro e di anche conviviali per incontrare persone che tutti i giorni si prodigano per la cittadinanza, ecco. Dobbiamo dire che in realtà la Guardia di Finanza è un po' restia alle interviste, a tutto, ma questo è un momento particolare, un riconoscimento che va a un giovane, ma che va, come diceva lei, a tutto il comando della Guardia di Finanza. Sì, noi diciamo cerchiamo più che di parlare di fare, ecco, e di far sapere dopo, ecco, non siamo molto eclatanti, diciamo così, però quando ci sono queste occasioni a noi fa sempre piacere incontrare sia la stampa che la cittadinanza per dubbi, qualsiasi cosa, insomma, siamo sempre a disposizione. We'll be right back.